compagni delle 90 federazioni del nostro grande partito comunista. Fa sempre piacere che profondamente commuove vedere riunita una massa di popolo libera ed entusiasta come questa e prendere contatto con essa. Fa sempre piacere, amici e compagni, avere in un giorno come questo benigni il sole e il cielo di Roma. Come voi sapete, questa è una fortuna che non capita sempre a tutti. Vi ringrazio, compagni, di essere venuti da tutte le parti d'Italia, così numerosi, pieni di gioia e di entusiasmo. Abbiamo qualche motivo per essere oggi allegri, forse anche solo perché siamo in tanti, perché sentiamo in questo modo ancora una volta la nostra grande forza, la grande, l'invincibile forza del popolo italiano. La gioia vorrei che fosse di tutti gli italiani. Forse, però, non lo è. Anzi, certamente non credo che lo sia, perché un fatto atroce come quello del 14 luglio non può accadere in un paese nel quale da parte di uomini investiti di alte responsabilità non sia stato espressamente, appositamente creato e diffuso un clima di odio, di discordia, di guerra civile. Combattiamo per la libertà, combattiamo per la giustizia sociale. Sappiano comprendere gli italiani che il compito loro, se si vogliono evitare giornate buie per la nostra patria, sappiano essi comprendere che il compito loro è di stare a fianco della classe operaia, dei lavoratori più avanzati, di accettare questo combattimento comune per ricacciare indietro le forze della reazione, del regresso sociale, dell'intolleranza, dell'oscurantismo. Compagni, ho terminato. Portate il mio saluto dappertutto in Italia. Portatelo agli operai e ai disoccupati delle officine di Milano, di Torino, di Genova, di tutte le nostre capitali industriali. Portate il mio saluto ai forti braccianti e mezzadri della pianura del Po, ai contadini dell'Italia meridionale. Portatelo ai professionisti, agli impiegati che oggi affrontano una dura battaglia. Portate a loro un saluto, il quale li riconforti nella lotta che si debbono affrontare, il quale dica loro ancora una volta che in Italia, che nel popolo italiano è sorta, vive una forza invincibile, la forza del Partito Comunista, questa forza che nessuno è riuscito
riuscito a spezzare questa forza la quale sente di essere chiamata a guidare le grandi masse del popolo nella lotta liberatrice, redentrice, la quale non può conchiudersi, non potrà conchiudersi altro che con la nostra vittoria.